una scoperta straordinaria. Siamo nel termopolio della Regio Quinta. Si era iniziato a scavare 2 anni fa, avevamo intercettato solo un lato del bancone, tra l'altro molto bello, con una nereide che cavalcava un cavallo marino, credo in omaggio alla fontana antistante, perché questo termopolo si apre su una piazzetta, devo dire, fra le più suggestive di Pompei, dove c'è una fontana, c'è una torre piezometrica, c'è una cisterna, ma ci sono anche altre strutture, un altro termopolio era qui vicino, da dove vengono i famosi gladiatori. Questo termopolio si è deciso di scavarlo proprio per l'eccezionalità della prima scoperta del bancone dipinto, ma non ci aspettavamo che anche l'altro lato era superbamente dipinto con delle nature morte di grande, grande suggestione. La possibilità di analisi adesso in questo contesto sono straordinarie, perché per la prima volta si scava un termopolio completo e si fanno tutte le analisi che le nuove tecnologie ci permettono. Quindi i contenitori sono stati tutti analizzati e scavati con un team interdisciplinare, non solo l'antropologo fisico, ma ovviamente l'archeozoologo, l'archeobotanico, il geologo, il vulcanologo. Il materiale è stato portato tutto in laboratorio e adesso cominciano le analisi per capire che cosa c'era, che cosa nei contenitori, che cosa si offriva, quello che i passanti in questa piazzetta di Pompei potevano qui acquisire, le bevande, i cibi. Quindi veramente uno spaccato straordinario sulla dieta mediterranea che avremo fra poco, appena saranno terminate le indagini di laboratorio. Un altro dato interessante di questo termopolio è che qui c'era qualcuno ancora all'interno degli ambienti, una vittima, le cui ossa sono state intercettate nello scavo, purtroppo non in composizione, perché il termopolio era stato già in parte saccheggiato in antico. Un tunnel di scavatori clandestini, forse nel XVII secolo, erano arrivati fin qui e avevano intercettato evidentemente la vittima, forse con degli oggetti, per cui lo scheletro è stato scomposto, abbiamo trovato il teschio da una parte, il resto del corpo dall'altra, ma una grossa parte dello scheletro è dietro il bancone, come se qualcuno fosse rimasto ancora qui o qualcuno fosse transitato di qui per trafugare quello che ancora c'era, mentre i lapilli stavano piovendo da ogni dove. Quindi anche da questo punto di vista avremo nuovi risultati e la possibilità che abbiamo straordinaria di un team interdisciplinare e di nuove tecnologie apriranno squarci straordinari sulla storia di Pompei. Se si fa un lavoro di squadra, ognuno fa la propria parte bene, l'Italia può costruire delle storie di riscatto fantastiche, quindi ci sono centinaia di siti archeologici, di luoghi dell'Italia minore che nel mondo sono grandi attrattori, potrebbero essere attrattori di turismo culturale di milioni di persone. Pompei insegna che ci sono altre 100 possibilità, 1000 possibilità di questo tipo di storie di riscatto in Italia. C'è un presente fatto di ricerca, di professionalità, di eccellenze italiane nel campo dell'archeologia, della storia dell'arte, della cultura. È davvero un grande presente che affianca un grande passato.